Non è pubblicare, l'altro sì. Scrivere. No, però anche se io ho fatto piacere a fare un quadro, no? E poi comunque lo espongo, che me ne frega, a me se piace o non piace, oppure se qualcuno mi può andare a sindacare se è fatto bene o meno. Cioè quella perfezione sta nel momento in cui a me piace, è la mia perfezione, come voglio dire, non c'è una perfezione assoluta di tutti, è possibile. Io penso che comunque il sogno di durare faccia parte della creazione artistica. Poi uno si può anche fermare prima, però tu puoi dire già se quattro persone amano il mio quadro a me basta. Io che sono uno che nel mondo dello scrivere c'è stato con passione, che quattro mi legano non mi basta. Però assolutamente capisco che esista un piacere della creazione, un tormento della creazione. Può essere tormentoso, è importantissimo. Infatti se qualcuno ha delle belle poesie e le fa leggere soltanto a fidanzata, quello è scrivere. Però sento dentro di te un sospetto che tu un giorno voglia provarci a fare a più persone. È un desiderio legittimo, ma può benissimo essere che dentro qualche cassetto di una persona ci siano poesie molto più belle di quelle che vengono pubblicate. Non è che il Mein Kampf, non è il Mein Kampf che ha fatto male, che ha ucciso, è la Mein Kampf è un libro profondamente stupido e banale, io ne ho letto 50 pagine perché volevo leggerlo, è un libro di una banalità assoluta, la banalità del male, diciamo. Sono chiaramente altre le cose con cui, ad esempio la microfonia. Qual è stata la grande invenzione di Hitler? No, noi stiamo ancora lavorando sul fatto che nel periodo delle grandi adunate oceaniche 500.000 persone dovevano sentire i discorsi di così. E allora c'è stato un investimento di soldi e di energie per questo e ancora noi, come dire, stiamo ancora vivendo di questi frutti. Perché soldi che erano spesi per gli armamenti venivano dirottati anche su questa cosa, perché era importante, perché faceva parte di un unico sistema di propaganda. E i tedeschi sono ancora all'avanguardia su molte cose che riguardano la meditazione, proprio da quel periodo. Quindi ringraziamo Hitler. Però parliamo. E gli abbiamo trovato una cosa buona. Posso dire una cosa rispetto a questo? Perché secondo me leggermente prima, tu hai fatto un perfetto ovviamente, cioè far leggere, c'è un discorso prima che tu hai detto ed è stato quando io mi metto a scrivere, comincia l'autocensura, ma interessa qualcuno, chi cacchio gliene frega di fatti miei. Questa è ancora precedente. Allora c'è una frase di Dario che io ho fatto mia perché l'ho trovata straordinaria e diceva: quando scrivi, piscia tutto, chi è da asciugare si fa sempre il tempo. E secondo me è esattamente questo. Cioè, io ho notato che una cosa che mi ha risolto molto dell'autocensura nella scrittura, io ho altri problemi nella scrittura che non sono questi, in realtà mi invento delle scuse per non scrivere, non ho il tavolino, non ho la penna, o lo faccio te, oddio no, ma magari il computer, e quindi passano i mesi. Però al di là di questo, proprio questa cosa qua di dire butta fuori tutto, poi il lavoro dopo, perché quello che noi ci hanno insegnato è che Van Gogh faceva così e aveva fatto tutto, non è mica vero. Il lavoro della scrittura in particolare, come tutta l'arte secondo me, non la tipo parlare di pittura, cioè, è un lavoro di grandissimo artigianato, appunto di una cosa che è un'idea, la butto giù, ne butto giù 500 pagine, poi ne riduco 300, gran lavoro di taglio, ovviamente, questo insomma, è la mia passione, che è quella dell'editing, ma fondamentalmente è proprio quello, è un lavoro di talento, ma è un lavoro anche di artigianato. Io non credo che ci sia uno scrittore degno di questo nome, perché poi Moccia probabilmente non è così, che si metta lì e butti giù in prima battuta tutto quello che è perfetto. No, non è vero, nessuno. Poi c'è chi appunto, poi il visto si stampi è un classico di quella che dici basta, adesso basta, dagli una fine, perché ci sono quelli che correggono mille volte e c'è un momento in cui devi dire ok, no, finiamolo qua perché non sarà mai la perfezione assoluta, ma fondamentalmente c'è l'altra parte appunto. Io non mi chiedo perché o per chi,
scrivo perché mi vale raccontare una storia, devo raccontarla in modo che la gente la capisca, perché sennò facciamo un altro lavoro, ma fondamentalmente inizialmente pisce tutto, che ad asciugare si fa sempre in tempo.